Con questo video vorrei che cominciassimo a entrare nello spazio della meditazione e quindi chiederei a tutti voi che state ascoltando di trovare un spazio comodo dove potervi sedere comodi oppure anche sdraiare e cominciare semplicemente con il chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi e fare un paio di respiri lenti, gentili, profondi, permettendo alla nostra attenzione di tornare al nostro corpo. Questa meditazione guidata sarà preludio dell'esercizio che seguirà dopo. E ci saranno sicuramente dei pensieri nella nostra mente, ci sono sicuramente dei suoni intorno a noi, c'è il suono della mia voce. E in questo momento possiamo semplicemente permettere a tutto ciò che è di esistere così com'è, perché non abbiamo bisogno di cambiare niente. E questa consapevolezza ci porta in uno spazio di rilassamento ancora un po' più profondo. Magari ci sono delle sensazioni, delle emozioni. E anche in questo caso non c'è bisogno di cambiare nulla. Possiamo lasciare tutto semplicemente così com'è e includerlo nello spazio del nostro cuore, nello spazio della nostra consapevolezza. E così, respirando, portiamo l'attenzione allo spazio del cuore. Magari possiamo portare una o entrambe le mani sul cuore per rafforzare questa connessione. E solo portandovi le mani, solo portandovi attenzione, il cuore diventa un po' più presente, la sensazione del nostro cuore diventa più vibrante, più calda. E ora che abbiamo stabilito la connessione con il cuore, vediamo un raggio di luce opalescente che dal centro del cuore sale verso l'alto, fino a raggiungere il settimo chakra. E sentiamo la sensazione dell'energia che vibra nel nostro settimo chakra. Portiamovi un attimo l'attenzione. E poi sentiamo questo raggio che continua a salire fino all'atmosfera terrestre e continua a salire e si collega con il cuore della sorgente centrale dell'universo. La sorgente creatrice di tutto ciò che è. E ci rendiamo conto che il nostro cuore è connesso con il cuore della sorgente creatrice. E poiché siamo tanti a fare questo esercizio insieme, stiamo creando un campo di coerenza molto forte. Tutti insieme creiamo questo campo di coerenza con i nostri cuori. E siamo in coerenza con la sorgente creatrice di tutto. Sentiamo il senso di benessere, di pace, che si espande nel nostro cuore e ci avvolge e vibra in questo campo così grande. E questo campo di coerenza diventa una bellissima bolla arcobaleno che ci circonda e che diventerà il nostro tempio. Sentiamo questa bolla arcobaleno, vediamola intorno a noi. Sentiamo l'atmosfera del tempio.
questo tempio sacro nel quale ci raggiungeranno i nostri amici delfini. Questa bolla arcobaleno è uno spazio multidimensionale nel quale poter incontrare esseri multidimensionali. E possiamo scegliere liberamente in che modo vogliamo incontrarli. Possiamo scegliere di incontrare i delfini in acqua. O magari da una barca. Oppure nel cosmo. Perché la nostra bolla arcobaleno ci permette di fare tutto ciò che vogliamo. È la nostra energia che crea tutto ciò che vogliamo. E prendiamoci un attimo per respirare questa energia creatrice, questa energia benevola. E con il nostro occhio interiore vediamo arrivare i delfini, ognuno a modo suo. Ognuno incontrerà un delfino in modo personale. Facciamo due o tre respiri lenti, gentili, profondi, per far scendere in profondità la sensazione di questo incontro, la sensazione di un delfino che si avvicina a noi. I delfini sono venuti a noi per trasmetterci i loro doni. E quindi prendiamoci del tempo, ora, per lasciare che il nostro cuore si apra a ricevere questi doni. Prendiamoci del tempo affinché il nostro cuore delicatamente si apra un po' di più, si espanda un po', diventi più morbido, più soffice, più vivo. Un cuore pronto a ricevere. Viviamo spesso giornate in cui abbiamo necessità di indossare qualche corazza. Addirittura a volte indossiamo ancora quelle più antiche. Ma in questo momento quella corazza non serve. È possibile lasciarla andare, farla cadere a terra e permettere al cuore di aprirsi. Perché la natura del cuore è ricettiva e al cuore piace ricevere. E facciamo un paio di respiri nel cuore per espandere il suo spazio e permettergli di accogliere di più. Osservate la vostra interazione con i delfini. Qualcuno magari vi nuota intorno, qualcuno sta saltando fuori dall'acqua con un atteggiamento giocoso, qualcuno vi guarda. Notate qual è la vostra modalità, in che modo incontrate i delfini. Lasciatevi andare nel flusso di questa esperienza. In questo ambiente sacro,
dove sono possibili tante cose. È possibile la guarigione, la comprensione, la soluzione, l'intuizione, questi sono solo alcuni dei loro dumi e potete prepararvi a ricevere il vostro, comunicando con i delfini a modo vostro. Fate che questa sia proprio la vostra esperienza di connessione profonda con questi esseri di luce. I delfini sono molto generosi e intorno a noi, in questa bolla arcobaleno che è il nostro tempio, continuano a irradiare delle qualità essenziali che per noi sono il nostro nutrimento, perché ogni volta che ci si trova vicino a un delfino, il delfino irradia e trasmette tutte le qualità che incarna e sono la gioia, la giocosità, l'amore, il senso di comunità, la connessione, l'intuizione, la libertà, la tenerezza. Permettete a queste qualità di toccarvi il cuore e di risuonare e accendersi dentro di voi. Facciamole scendere in profondità queste qualità che risplendono dentro di noi. E tra tutte il dono più grande sarà la trasmissione del senso del sacro, di cui i delfini sono portatori. Sentiamoci galleggiare e avvolgere in questa atmosfera di pace, di sacralità che stiamo creando tutti insieme. Sentiamo la potenza, la forza di questa energia comune che abbiamo creato nel campo, tutti insieme, entrando in sincronicità, entrando nella coerenza. E lasciate che questa energia lasci un'impronta nella vostra esperienza dentro di voi, qualcosa da poter portare nella vita di tutti i giorni. E mentre i delfini sono ancora intorno a noi, dal cuore vediamo partire un altro raggio. Questa volta il raggio discende verso il primo chakra, verso la terra, verso Gaia. E va a radicarsi nel cuore della terra. Sentiamo le sensazioni nel corpo fisico che questa connessione ci dà. Sentiamo la forza, il radicamento, l'energia vitale che Madre Terra ci dona attraverso questa connessione. Potremmo sentir formicolare i piedi. E la connessione di luce è ora completa. Sentiamo questo filo di luce che ci attraversa.
ci radica profondamente nel cuore della madre e ci radica profondamente nel cuore del padre. Ci radica nella materia e ci radica nello spirito. E dentro al cuore si accende la consapevolezza che io sono sacro. I delfini potrebbero trasmetterci dei messaggi, delle intuizioni. E tutto questo potrebbe anche accadere questa notte, magari durante i sogni. Una volta stabilita la connessione con loro, diventa più facile ravvivare l'esperienza interiore. Riconnettersi con la sensazione del sacro che è dentro di noi e che loro da fuori ci ricordano. I delfini sono portatori del senso di comunità. Amano stare da soli, ma spesso li si trova in grandi gruppi. Ed è con questo spirito che vogliono accompagnarci in questo esercizio di radicamento del senso del sacro. Quindi dallo spazio del cuore che abbiamo contattato faremo tutti insieme un'affermazione. L'affermazione è: io sono sacro. Io sono sacra. Tutto è sacro. Io radico il senso del sacro in Gaia, nel pianeta Terra. E ognuno a modo suo, dentro di sé oppure a voce alta, la ripete 3 volte. Con parole chiare e scandite. Io sono sacro. Io sono sacra. Tutto è sacro. Io radico il senso del sacro in Gaia, nel pianeta Terra. Io sono sacro, io sono sacra. Tutto è sacro. Io radico il senso del sacro in Gaia, nel pianeta Terra. E sentite questo senso di sacralità scorrere nella connessione nel cuore. Io sono sacro, io sono sacra. Tutto è sacro. Io radico il senso del sacro in Gaia, nel pianeta Terra. E lascio uno spazio di silenzio per permettere a queste parole di scendere in profondità e diventare una nuova consapevolezza di che cosa è davvero la nostra energia. Mentre i delfini continuano a trasmettere questa energia al campo che ci circonda. E con il quale stiamo vibrando. A un livello di pace e di coerenza. E poi ognuno con i propri tempi inizia a salutare i delfini,
Ognuno a modo proprio saluta queste creature generose. Queste creature che contengono la cascia dell'intera specie umana, queste creature così responsabili a cui è stata affidata una missione così delicata come quella di preservare le memorie akashiche di un'intera specie. E loro lo fanno con onore, con grande gioia, con grande giocosità. Felici davvero di servirci. E per questo, con tutto il cuore, li ringraziamo e riempiamo la bolla arcobaleno dentro cui ci troviamo dell'energia della gratitudine. Lasciate che la gratitudine si sprigioni proprio dai cuori. Riempiamo la bolla. E ringraziamo i delfini salutandoli. Lasciamo che l'energia della guarigione si propaghi in tutto il corpo fisico, vibri dentro di noi, l'ammorbidisca. E gratitudine soprattutto perché abbiamo permesso al nostro cuore di ricevere. E di ricevere anche un po' di più. Ponendo via le difese e le protezioni di cui stasera non avevamo bisogno. La bolla arcobaleno può diventare uno spazio in cui tornare. Per ravvivare nuovamente queste sensazioni di pace, di serenità, di quiete, di connessione, di visione. Uno spazio nel quale ricevere intuizioni, risposte, nel quale connetterci con qualcosa di più grande di noi, con degli esseri saggi, con delle guide. E stasera magari potete andare a dormire sapendo di essere sacri. E vi invito a fare due o tre respiri lenti, gentili, profondi, per ancorare questa esperienza nel corpo fisico anche. E poi con i vostri tempi, ognuno con i propri tempi, potete cominciare a muovere un po' il corpo per portare di nuovo l'attenzione qui, in questo spazio che occupiamo attualmente, portando dentro di noi tutte le sensazioni e il radicamento dell'esperienza di questa bolla multidimensionale arcobaleno che siamo capaci di creare con il nostro cuore. Più siamo, più è forte. Ma possiamo crearla anche da sola per noi stessi.